ringrazio l'interessante intervento di Enzo Marvaso. Do la parola per l'ultima relazione al dirigente scolastico e componente del gruppo di Firenze, Valerio Vagnoli. L'argomento sarà il caso Toscana, un'apertura verso l'Europa. Grazie. Alcune cose condivisibili in pieno sono già state dette e senza che ci si sia sentiti e messi d'accordo sono riprese anche dalla mia relazione, che io leggerò. Mi dispiace, ma è per me un elemento di sicurezza e di tranquillità, segno degli anni che passano, e cercherò tuttavia di renderla meno pesante possibile. In attesa che si avveri la mitica età dell'oro, a cui sotto diverse specie molti si sono riferiti in questi decenni, converrebbe che governanti e responsabili delle strutture portanti della nostra società si abituassero a guardare la realtà e a interpretarla per quello che essa è, secondo il noto monito di Machiavelli. Invece dalla fine degli anni 60 in poi, in molti settori, tra cui la scuola, si è affermata sempre di più la tendenza a sognare, piuttosto che leggere e interpretare la realtà per renderla progressivamente funzionale a creare condizioni di vita migliori. Gran parte della nostra classe dirigente, soprattutto di sinistra, sembra aver trasferito la propria utopistica e adolescenziale formazione di base nella politica, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti noi. Per quanto concerne in particolare la politica scolastica, il fallimento si può dire quasi completo, avendo tutti i governi degli ultimi decenni piegato la scuola al fine principale di evitare le contrapposizioni con i giovani e con le loro famiglie, desiderose di accedere finalmente agli indirizzi di studio un tempo riservati alle classi sociali privilegiate. Mentre la cosiddetta società civile progressista lanciava anatemi contro la globalizzazione, nello stesso tempo si consumava un'inesorabile dannazio memoria nei confronti del lavoro manuale, di qualunque tipo fosse pure quello artigianale e artistico a cui tanto deve la cultura e l'economia italiana. Allo stesso modo, ripeto, le famiglie entravano finalmente attraverso i loro figli nelle aule dei licei, calpestate un tempo quasi esclusivamente dai rampolli della borghesia, che allora sembrava irraggiungibile e inamovibile. E per appagarle fino in fondo di questa magra conquista e anche per liberarle, come giusto fare nei confronti di una clientela, da possibili fastidi, non si è esitato a facilitare in maniera scandalosa i percorsi scolastici di ogni ordine e grado, colpevolizzando i docenti, soprattutto quelli più rigorosi, e smantellando così un sistema nazionale in grado di autocontrollarsi e di mantenere standard condivisi in tutte le aree del Paese. Così le stesse forze culturali e politiche che inveivano contro la società consumistica ed edonistica contrabbandavano come progressiste scelte di politica scolastica che miravano, come abbiamo accennato, a fare della scuola un mondo dove tutto sarebbe stato facile da consumare. E l'idea che la cultura liceale, quella in grado di formare esseri pensanti, critici e liberi, si dovesse almeno in parte estendere anche agli altri indirizzi, fece sì che nei primi anni 90 si snaturassero totalmente, appunto licealizzandoli, i tecnici e i professionali, cancellando pertanto in modo quasi definitivo la loro identità. In certi istituti professionali, per esempio, la cattedra di italiano e storia nelle prime tre classi poteva arrivare anche a 9 ore. Questo può essere piaciuto a qualche docente liceale o universitario mancato, ma non ha evitato che molti allievi degli alberghieri ne uscissero, per esempio, senza saper scrivere correttamente un ordine sulla comanda da inoltrare in cucina. Che i docenti siano talvolta poco propensi a fare i conti con la realtà effettuale dei propri allievi, soprattutto nei tecnici e nei professionali, è purtroppo vero. Com'è probabilmente vero che questo pessimo comportamento didattico è stato alimentato dalla omologazione degli indirizzi di studio, avvenuta appunto a partire dai primi anni 90 e contrabbandata da molti come una grande conquista. Il campo semantico di parole legate al senso di sogno e di illusione ben si addice al mondo degli insegnanti di questi decenni, che raramente ha rivendicato la necessità di salvaguardare il valore formativo della formazione professionale. Mondo che è il migliore paradigma di quel ceto piccolo borghese che identificava il futuro di questo nostro paese innanzitutto nella volontà di cancellare prepotentemente il passato, piuttosto che portarcelo dietro con tutto quello che anche di nobile esso conteneva e che per fortuna in parte ancora contiene. Infatti, se mi guardo alle spalle e se rifletto su quel poco che ho fino ad ora culturalmente assimilato, Posso facilmente discernere come la nostra fortuna sia legata anche al lavoro manuale, alla fatica secolare che ha portato milioni di italiani, dovendo convivere spesso con drammatiche condizioni di povertà, a esprimere anche attraverso il lavoro alti livelli di genialità e di creatività. Molti ignorano che gran parte della nostra rivoluzione industriale, come è stato detto, del secondo dopoguerra, nasce all'interno del mondo contadino e dell'artigianato. Da questi settori proveniva la quasi totalità dei piccoli industriali del tessuto, della maglieria, del cuoio, della ceramica, della falegnameria, solo per citare alcuni settori della nostra economia, che hanno permesso a questo paese di uscire da condizioni di povertà spaventose. Ma da questo mondo provenivano anche molti esponenti della grande industria, soprattutto alimentare, dolciaria, editoriale, dai fratelli Bagnoli, già contadini della fattoria di San Montana, ai tipografi Angelo Rezzoli e Arnoldo Mondadori, da Leonardo Del Vecchio a Giovanni Ferrero. Quest'ultime sono fra le prime 130 industrie a livello mondiale. Leonardo Del Vecchio era un martinetto, esattamente come Angelo Rezzoli. Senza escludere naturalmente il settore della moda, che si è affermato grazie a sarti e sartine, a ciabattini o commessi dei grandi magazzini, i cui nomi vanno, tanto per fare degli esempi, da Ferragamo a Gucci, dalle sorelle Fontana a Giorgio Armani e a molti altri ancora. Insomma, basta una pur minima conoscenza della nostra protoindustria per essere consapevoli di quanto sia alto il nostro debito nei confronti di coloro che dal nulla, come si diceva un tempo, hanno costruito imperi economici straordinari, permettendo così all'Italia, per fortuna, di avere ancora oggi in certi settori dell'economia un ruolo primario a livello mondiale. Nessun programma informatico si potrà sostituire a molte professioni e a molti mestieri che si imparano bene, come tutte le cose ben imparate, cominciando ad apprenderli da ragazzi anche al di fuori delle aule scolastiche. E di sicuro la nostra più grande rivoluzione culturale, quella umanistico-rinascimentale che trova in Galileo la sua estrema declinazione, non sarebbe pensabile se non tenessimo conto di quanto sia stata alimentata dalle botteghe d'arte e in genere artigianali, che hanno caratterizzato fino a pochi decenni fa la cultura e l'economia di questa città che oggi ospita questo interessantissimo appuntamento. E lasciatemi ricordare tutti quelli che dalle botteghe, dalle fabbriche, dalle campagne percepirono molto prima e meglio di altri più addottorati la lezione di Gramsci, Gobetti, Don Sturzo, Croce, Salvemini, schierandosi in tempi non sospetti contro il fascismo, combattendolo con una dignità che molti intellettuali colti e laureati, tra virgolette, alla maniera di Montale, non seppero esprimere per tempo. Tutti i libri letti e meditati da migliaia di intellettuali italiani non servirono a far salire oltre quello di 12 il numero dei docenti universitari che si rifiutarono di giurare fedeltà al fascismo. Non voglio dire con ciò che la cultura astratta e speculativa non serva, anzi rivendico fino in fondo il suo alto valore formativo e creativo, perché sicuramente senza di essa anche quella popolare avrebbe avuto un'evoluzione meno dinamica e meno libera rispetto ai tanti condizionamenti di ogni sorta a cui era sottoposta. Ma rivendico nello stesso tempo quel principio elementare di libertà per cui non si deve assolutamente accettare che l'intelligenza degli uomini e la loro dignità debbano essere valutate in base alla loro formazione scolastica e soprattutto secondo la professione e il lavoro da essi svolto. Tocca casomai alla politica evitare che possano crearsi tra gli uomini condizioni di vita discriminanti ed è compito dei politici, anche attraverso il loro esempio, fare del lavoro, qualunque esso sia, uno strumento di libertà. Anzi, a parer mio, insieme al pensiero, il lavoro è forse il solo autentico strumento di libertà che ci è concesso integralmente vivere, come ci hanno ben spiegato Primo Levi, Solzenicyn e tanti altri sopravvissuti ai campi di concentramento e di prigionia, che pur per la mancanza assoluta di libertà, lavorando riuscirono a sopravvivere, anche perché dietro ogni lavoro, qualunque esso sia, vi è sempre un progetto di vita. Solo una cultura miserabilmente ripiegata sul compiacimento di se stessa poteva e ha potuto pensare che l'esperienza pratica, il lavoro appunto, la libertà di sceglierlo e di impararlo secondo la propria inclinazione e passione potesse rappresentare una condizione di minorità. Pertanto, di fronte alla rivoluzionaria e progressista, nel testo sono fra virgolette, convinzione che le attività manuali respingessero l'uomo verso chissà quale selvatica condizione, quei pochi che nel passato hanno invece rivendicato l'alto valore formativo ed educativo della formazione professionale, auspicandola magari fin dal primo anno delle superiori, hanno dovuto subire a volte, piuttosto che sereni confronti con chi la pensava diversamente, forme di aggressione ideologica e rifiuto pregiudiziale del dialogo. A nulla è valso per anni e anni fare riferimento a quanto accadeva in altri paesi o regioni come il Trentino, dove il grande sviluppo della formazione professionale ha di fatto ridotto il tasso di bocciature e di evasione scolastica sotto la soglia del 10% e dove peraltro hanno addirittura abolito gli istituti professionali. Rebecca citava delle statistiche impressionanti che io non conoscevo. Tra la prima e la seconda delle scuole medie superiori, oltre il 15% dei ragazzi abbandona la scuola, non boccia. Le ripetenze sono molto, molto più alte. E a nulla è valso per molto tempo mettere sull'avviso gli addetti ai lavori della nostra politica scolastica che non avremmo dovuto lasciare ad un'eventuale crisi economica, che poi purtroppo è davvero comparsa, l'ingrato compito di ridare valore al lavoro e alla formazione professionale, perché niente è più mortificante e diseducativo che subire il futuro senza avere la soddisfazione di conquistarselo e di prepararselo come meglio si crede. Sceglierlo a 14 anni questo nostro futuro, ci è stato molte volte detto, è ingiusto perché a quell'età non si è consapevoli in quanto ancora troppo giovani. Rispondere a queste motivazioni affermando che in altri paesi europei è il sistema scolastico che obbliga i ragazzi, secondo le loro inclinazioni e i loro risultati scolastici, a intraprendere ben prima dei 14 anni a volte percorsi di formazione professionale è tempo perso, che ha certezze direi quasi religiose rispetto alla convinzione che costi quel che costi. Tutti i ragazzi hanno il diritto di fare le stesse cose, non è quasi mai disponibile, come ho già detto, a mettersi in discussione. E a nulla serviva obiettare che anche iscrivendosi ai licei i nostri ragazzi finiscono col fare delle scelte ancor più definitive, in quanto rischiano di ipotecarsi il futuro con inutili anni di università. Ma si sa, per certi sacerdoti della pedagogia scegliere a 14 anni licei è ben più democratico e dignitoso che scegliere a quell'età un percorso di formazione professionale. Quando l'ideologia prevale rispetto all'analisi dei fatti, tanto per richiamarci ancora Machiavelli, si può arrivare ad ignorare il danno profondo che si fa ai ragazzi quando, aprendo loro la strada alla formazione professionale solo a 16 anni e sempre dopo che questi hanno ripetutamente fallito il percorso dell'istruzione. Alla fine si finisce col trasmettere loro la consapevolezza che la formazione professionale è un percorso per falliti e di conseguenza si continua ad alimentare la distorta mentalità che approdare ad un lavoro manuale è una strada riservata ai perdenti. Aggiungo che, sapendo che questo avviene da forze politiche che si ispirano al lavoro e alla tradizione progressista, veramente fa molta pena. Negli ultimi anni sono state queste le motivazioni sostenute qui in Toscana da una minoranza di dirigenti e di colleghi, oltre che dal gruppo di Firenze, affinché di fronte alle percentuali drammatiche dei tassi di bocciatura e di abbandono nel primo biennio dei professionali, 30-40% almeno negli istituti alberghieri nelle prime classi, 15-20% nelle seconde, si riflettesse se era giusto o meno mantenere la scelta del modello integrato di istruzione e formazione professionale, scelto appunto dalla nostra regione. Per renderci conto di quanto poco peso abbia la formazione professionale in una struttura del genere, basti sapere che uno studente può scegliere anche alla fine della seconda classe di svolgere l'esame di qualifica l'anno successivo. Per non diversificare gli studenti che scelgono di fare l'esame dai compagni che non lo scelgono, perché sarebbe discriminante, d'accordo? È previsto che tutti debbano convivere all'interno delle stesse classi e che tutti debbano svolgere lo stesso programma. Oltre all'attività di stage appena incrementate rispetto al percorso istituzionale, la Regione finanzia delle ore di compresenza su materie di indirizzo, compresenze che soprattutto negli alberghieri, a dire il vero diversamente da altri indirizzi professionali, diventano assai problematiche e ingestibili, non potendo spesso contare sulla disponibilità dei docenti tecnico-pratici interni perché solitamente hanno un'altra professione, capita altrettanto spesso di dover dare gli incarichi a persone inesperte e magari appena diplomate. Naturalmente una qualifica triennale di tale struttura non è in grado di garantire una preparazione a quei ragazzi che escono definitivamente dalla scuola alla fine della terza. Infatti la quasi totalità degli studenti e dei professionali continua dopo la qualifica il percorso dell'istruzione, con percentuali in quarta altissime di abbandoni e di bocciature, anche per rinviare l'incontro con il mondo del lavoro, perché quest'ultimo è talmente dequalificato nell'immaginario dei nostri tempi e paradossalmente così poco valorizzato anche all'interno degli istituti professionali da suscitare nella gran parte degli stessi studenti una scarsa attrattiva. Di fronte ad un quadro del genere risulta quasi beffarda l'analisi assai articolata e approfondita da parte della comunità europea che indica nelle attività manifatturiere la via d'uscita dalla crisi e l'unica vera possibilità per l'Europa di ritornare ad avere dopo decenni un ruolo centrale nell'economia e nella cultura. La cultura, non è una mia affermazione, di Delors, mondiale. L'esame di qualifica triennale di questi giorni, in Toscana con le Marche siamo stati i primi a far sostenere ai ragazzi l'esame di qualifica a settembre, ha confermato peraltro che gli studenti rispetto ai vecchi esami di qualifica statale terminati lo scorso anno scolastico hanno percepito che la prova è diventata più o meno una mera formalità e siamo appena all'inizio. D'altra parte la complessa struttura dei percorsi regionali che ha già portato alcuni collegi dei docenti, compreso quello della scuola da me diretta, a rinunciare definitivamente al percorso integrato, ci obbliga a far sostenere gli esami a settembre, a pochi giorni di distanza da quelli di riparazione, con modalità che si preoccupano maggiormente di accontentare la forma anziché la sostanza. Vengo da una riunione degli istituti alberghieri di una settimana fa a Catania e ho gestito il lavoro di gruppo relativo proprio ai modelli di formazione, di istruzione e formazione integrata nelle regioni italiane che adottano questo sistema. È una situazione allarmante, umiliante di come ogni regione interpreti e si muova per proprio conto e come veramente si tradisca assolutamente le istanze di una vera e propria formazione professionale. È talmente fallimentare che si pensa, questo ha detto la dottoressa Marini del Ministero, forse di rivedere l'accordo a livello regionale. Rispetto ad una realtà del genere, sia la Regione che l'Ufficio Scolastico Regionale hanno progressivamente dimostrato una maggior disponibilità a misurarsi con le nostre istanze. Naturalmente è molto apprezzabile che la Regione e l'USR, di fronte all'alto numero di bocciati nelle prime classi, malgrado il percorso integrato, abbiano deciso di sperimentare un nuovo modello, anche se non in più di 10 classi degli istituti alberghieri toscani. Purtroppo questa loro disponibilità non ha per ora incontrato quella di altre scuole e di altri dirigenti scolastici. Così le classi che sperimentano questo nuovo percorso sono quelle di soli 2 istituti professionali, il Saffi con 2 classi e il Vasari di Figline Valdarno con 1. Il nostro percorso complementare è ispirato a quello già da tempo avviato in alcune scuole del Veneto. Nel Veneto c'è il modello complementare, un modello complementare che lascia libere le singole scuole di poter sperimentare o adottare un modello scolastico, d'accordo? E non imposto dall'alto, che è se non altro un bel rispetto dell'autonomia scolastica. Io mi sono misurato con Iesolo, con il collega di Iesolo e ho ritenuto di prendere in esame insieme ai docenti, è presente il professor Ottaviano, testimone, il collegio del Saffi all'unanimità ha deciso di rinunciare al modello integrato della Toscana e all'unanimità ha approvato questo progetto che è nato ovviamente da un gruppo di confronto Toscana, Veneto, Figline Valdarno e Saffi anche fra i docenti. Tuttavia apportando a questo modello veneto relativo ad alcune scuole alberghiere del Veneto alcune modifiche, soprattutto per quanto riguarda la strategia didattica. La più significativa di queste consiste senz'altro nell'offrire ai ragazzi l'opportunità di potersi misurare, soprattutto in prima e seconda, con un maggior numero di ore dedicate alle discipline tecnico-pratiche, sottratte a materie come italiano e matematica, eliminando fisica e chimica a vantaggio delle discipline centrate sull'esperienza pratica. Ecco, un'altra novità è questa. In terza, ve la riassumo anche per rendere più piacevole la relazione, in terza i ragazzi hanno già nel percorso ministeriale 7 ore di laboratorio, ne aggiungiamo altre 2, arriviamo a 9, ma ridiamo, d'accordo, delle ore che avevamo tolto a matematica e italiano proprio in terza, perché pensiamo che a quell'età e con quella già esperienza di 2 anni alle spalle i ragazzi possano aver acquisito l'importanza di una cultura astratta anche ai fini applicativi di una cultura pratica. Inoltre abbiamo chiesto alla Regione Toscana di finanziarci ogni anno 50 ore di recupero, per attività di recupero da destinare alle varie discipline, e in terza 50 ore destinate a recuperare le competenze di base per chimica e fisica, in modo che i ragazzi poi possano continuare in quarta e in quinta, perché ancora, a differenza del Veneto, in Toscana non è previsto in questo mini modello complementare che ha un corrispettivo anche nel sociosanitario dell'Elsa Morante, non è previsto il diploma di qualifica quadriennale. Vi ricordo che nel percorso integrato e negli istituti professionali in generale, i ragazzi che arrivano sperando di trovarsi di fronte appunto ad un istituto professionale, di solito vanno a misurarsi con 12-13 materie che metterebbero in ginocchio qualsiasi studente liceale. Immaginatevi, d'accordo, dei ragazzini che hanno una loro intelligenza molto più votata al senso pratico che all'astratto, e pertanto si ritrovano di fronte a fronteggiare appunto 12-13 a volte materie. Questo è il disastro. Questo è il disastro che è sotto gli occhi, di tutti. Insomma, come accade in molti altri paesi europei, abbiamo sentito la necessità di andare incontro alla formazione dei ragazzi piuttosto che alle convinzioni di chi, in nome di principi astratti e forse ideologici, pensa che si diventi adulti sereni e responsabili solo se abbiamo percorso un certo tipo di studio. Da una parte si auspica una scuola sempre più attenta ai bisogni di ciascun studente, dall'altra si costringono migliaia e migliaia di ragazzi a un tipo di scuola che finisce per spersonalizzarli. Ecco, e sono davvero alla fine, vorrei così chiudere il cerchio richiamando proprio il tema del sogno accennato all'inizio di questo intervento. A tale proposito mi preme affermare che anche per me i sogni hanno un profondo valore. Tuttavia non accetterei mai che la mia immagine del mondo e del futuro diventasse una gabbia per gli altri, se gli altri non sono in particolare dei giovani, ai quali dobbiamo rispetto e comprensione per le loro attese, soprattutto se queste attese sono finalizzate a un progetto di vita. Qualsiasi azione educativa e formativa non può essere ispirata da asserzioni categoriche, diciamolo pure, prettamente ideologiche. Sia concesso ai ragazzi di fare le loro scelte. Rendiamoli liberi dai pregiudizi sociali e incoraggiamoli a scoprire e a valorizzare i propri talenti e i propri sogni, invece di costringerli a seguire i nostri. Insomma, come canta Giorgio Gaber nella sua ultima struggente canzone, senza insegnare loro la nostra morale, soprattutto se vogliamo sperare in un nuovo umanesimo, che forse poi significa, citando Charles Péguy, tornare a scolpire, come accadeva un tempo, gambe di sedie ben fatte, non per il salario, né per il padrone, né per i clienti del padrone, ma ben fatte in sé, una storia, un assoluto, un onore. Esigevano che quelle gambe di sedia fossero ben fatte e che ogni parte della sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano, secondo lo stesso principio delle cattedrali. Il lavoro stava là, si lavorava bene, non si trattava di essere visti o non visti, era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto. Ci sono delle pagine di Solzenicyn in cui nei campi siberiani sono costretti a costruire un muro e poi le guardie staliniste glielo ributtano giù, e loro lo ricostruiscono più bello di prima, d'accordo, con un impegno maggiore rispetto a quello precedente, mica per accontentare le guardie staliniste, per accontentare se stesse e dare uno scopo, d'accordo, anche all'orrida prigione staliniana. E così, a distanza di oltre un secolo da queste importanti e nello stesso tempo suggestive riflessioni di Péguy, la mia sensazione è che si debba ripartire proprio da una consapevolezza dello stesso tenore, che esprime un profondo riconoscimento nei confronti di un uomo che sa trovare il senso più profondo di sé e il suo talento nel fare bene quello che fa, perché ogni lavoro ben fatto, qualunque esso sia, è sempre il frutto di un uomo ben fatto. Grazie. Ringrazio il Presidente Vagnoli per l'intervento, abbiamo avuto tanti stimoli per l'argomento, diciamo, che è stato trattato. Siamo un pochino in ritardo rispetto al programma che era previsto, siamo circa un'ora di ritardo, ma comunque uno spazio per il dibattito comunque c'è. Se